di Coseano. L'azienda si sta parlando molto diciamo, di energia in questi tempi. L'azienda ha fatto uno sviluppo innovativo con un grande impianto fotovoltaico. Ce lo spiega? Beh, questo qua è un progetto che non è nato adesso, perché comunque è un progetto che è nato circa un anno e mezzo fa o 2 anni fa, in tempi non sospetti. Il mondo si sta elettrificando e quindi è normale che il mercato risponda alla domanda e all'offerta. Quindi è chiaro che la domanda sta crescendo e quindi i costi di energia automaticamente stanno aumentando. Non è solo questa la motivazione, penso che i costi di energia stiano aumentando anche per i problemi che conosciamo tutti, legati un po' al conflitto che abbiamo oggi in Europa sostanzialmente, e questo sta creando questo tipo di problema, che è un problema molto importante sicuramente per tutte le famiglie, ma anche per l'industria. Ecco, ci spiega brevemente le caratteristiche tecniche dell'impianto. È uno dei più grandi, no? Beh, uno dei più grandi della zona, è un impianto da un mega. Questo è il primo lotto degli impianti che noi vogliamo fare qui negli stabilimenti di Coseano. Quindi è un impianto che è collocato sul nostro tetto e di conseguenza non ha un impatto assolutamente ambientale. È un impianto, fra virgolette, invisibile, però comunque è un impianto da un mega e quindi è un impianto importante per noi, perché comunque copre diciamo quasi tutta la superficie dei nostri stabilimenti di 30.000 metri quadri. Abbiamo installato sostanzialmente una potenza di circa 2,5 mega, quindi questo mega di fotovoltaico sicuramente non ci rende Notevole. indipendenti, però comunque oggi contribuisce più o meno al quasi 20% del nostro fabbisogno, che quindi ci aiuta un po' così ad ammortizzare quelli che sono gli I aumenti che costi. abbiamo avuto nell'ultimo periodo. Ma come le dicevo, è uno del primo lotto, perché abbiamo in programma quest'anno un altro mezzo mega da installare in uno stabilimento nuovo che stiamo facendo sempre qui nella zona industriale di Coseano, e poi abbiamo in programma per il prossimo anno da installare un altro mega di fotovoltaico. Quindi arriveremo in totale a fine diciamo di questo progetto a 2,5 mega di fotovoltaico installato sui tetti dei nostri stabilimenti qui a Coseano, stabilimenti di Coseano.